ringraziarvi di essere venuti. Naturalmente questo è il settimo incontro che si fa dedicato agli eventi collaterali dedicati alla mostra Mani di John Keating e di Elena Montinelli, che avete visto il tram. E questa sera presenteremo una conferenza dal professor Igor Zanti. Igor Zanti, vi apro un po' chi è il personaggio, insomma. Ci devo sottolineare che la classe 73 come me, siamo una classe di ferro, giovani, brillanti, e abbiamo tanta strada da fare ancora avanti. Laureato alla Città di Milano in Lettere Moderne, e sottolineo anche con una tesi sul secondo 400 di Lombardia, che lega Como, perché ricordiamo che la facciata del Duomo è del secondo 400, come anche alcuni affreschi che ci sono dentro la basilica. Ed è stata, tra parentesi, l'ultima basilica di quel periodo fatta eretta in Italia. Critico e curatore di diverse gallerie italiane e straniere, e naturalmente anche di istituzioni, così importante, presidente di giuria e curatore del premio Laguna. È un premio che da qualche anno, dal 2008 se non ricordo male, 2006 è uno dei più importanti che abbiamo oggi in Italia. E poi dal 2008, ecco dove mi confondevo, ha anche ideato il progetto New Pop Italia, quindi quello di nuovo arte pop, dagli artisti italiani. Docente di comunicazione visiva contemporanea allo IED e scrive su Expo Arte e Logo di Artice, che sono due portali internet importanti dedicati all'arte contemporanea. Questa sera ci illustrerà un po' cos'è il Metodo Morelli. Metodo Morelli ha fatto parte della storia non dell'arte, ma dell'attribuzione di opere d'arte. È stato seguito per mezzo secolo almeno da tutta la critica e i curatori e gli storici dell'arte di quell'epoca. Adesso naturalmente diamo la parola ai Gorzanti, che ci starà un po' meglio di me. Torno un po' alla mia vecchia passione, cioè insomma, sono nato come storico dell'arte, perché è stato contemporaneo, se un prestito si può chiamare. E un po' con me, sì. Da restauratore, da contemporaneo. No, la cosa era una cena così, un po' di discorso delle mani, mi ha parlato le mani, oggettivamente sono state in quello che si chiama il metodo Morelli uno degli aspetti fondamentali. Quello di Morelli che è alla base di quella che può essere la cultura dell'attribuzione, della disciplina dell'attribuzione nella storia dell'arte italiana in primo momento e poi internazionale, anche perché Giovanni Morelli, che nasce all'inizio dell'Ottocento, nel 1816, mette le basi per lo studio dell'arte rinascimentale, creando questo suo metodo. È interessante anche perché siamo in questi giorni, non so se avete visto in continuazione, perché se ne fa in continuazione del problema dei disegni di Caravaggio del fondo Pedersano. E tutti quelli che sono stati interrogati sulla produzione dei disegni hanno fatto determinate osservazioni che facevano anche riferimenti intrinseci al metodo Morelli, cioè al come si attribuisce al stile Morelli. Diciamo che il metodo Morelli, poi andiamo un po' a vedere come era, che caratteristiche aveva, era un metodo che rispecchiava anche un po' un senso dell'epoca. Morelli ha una biografia un po' particolare, figlio di una famiglia di ugonotti che si trasferiscono a Verona, poi essendo protestante e quindi non poteva nell'Italia preunitaria studiare in quanto protestante nell'università italiana, si trasferisce nel nord Europa, in Germania, dove si laurea. Tra l'altro la caratteristica di Morelli è che era diventato praticamente bilingue col tedesco, quasi moltissime delle sue prime pubblicazioni vengono fatte in lingua tedesca. Si forma quindi in ambiente tedesco, si laurea in medicina e approfondisce però tutta la parte di anatomia e biologia. Però era fondamentalmente un grande, grandissimo appassionato d'arte. Era quello che veniva definito un po' un termine che non si usa più perché è adesso quasi in maniera dispregiativa il connoisseur, cioè il conoscitore, che quindi è un personaggio che aveva una competenza molto ampia sulla materia d'artista, grande appassionato d'arte, grande appassionato di collezionista anche, che non tanto per studi accademici, ma proprio per passione era arrivato ad avere una conoscenza quasi enciclopedica sull'arte italiana. Lui, un po' forte di questi suoi studi di medicina, naturalmente era il tipico uomo positivista, quindi aveva grande fede nella scienza.
coscienza, grande fede nel quello che poteva essere le risposte che dava una scienza, fonda un metodo di attribuzione riscontrando delle caratteristiche salienti di ogni artista. Cioè lui riteneva che in maniera, diciamo, dal suo punto di vista, forse poi in futuro si è visto che non era una maniera molto attendibile su certi aspetti, però era stata una grande intuizione che gli artisti, nel momento stesso in cui non si controllavano, o comunque nei momenti, diciamo, intimi o negli aspetti secondari in un quadro, avessero sempre delle stesse caratteristiche. Quali potevano essere i momenti secondari in un quadro? Non so, definire le orecchie, disegnare le mani, disegnare le lunette delle unghie, le canne del naso, il taglio della bocca. Quindi lui basa, diciamo, scientifico, cerca di trovare una griglia scientifica per fare le attribuzioni. Cioè, quindi inizia a catalogare i vari artisti di attribuzioni certe, tutto come venivano disegnate le mani, quindi fa proprio dei cataloghi di taccuini, dice, non so, il Beccafumi disegnava le mani così, Michelangelo disegnava così, c'erano proprio degli esempi e riscontrando delle costanti. E attraverso queste caratteristiche, chiamiamole secondarie, di un'opera d'arte, quindi non tenendo presente la composizione, se non in, solo questi piccoli particolari, riteneva che si potessero attribuire in maniera certa dei quadri. Perché diceva, nel momento stesso in cui non c'è autocontrollo, non c'è il controllo, non c'è qualcosa che ti porta a dover fare, a dover esprimerti in maniera programmata, quindi inconsciamente tu hai quel segno, un po' come il discorso che viene fatto adesso, cioè è sempre stato fatto sugli esperti di calligrafia, cioè la calligrafia è un'abitudine. Per Morelli anche disegnare una mano, quindi questi particolari secondari diventavano un'abitudine, e quindi inaugura un metodo, un vero e proprio metodo di attribuzione, metodo che tra l'altro è tuttora seguito, cioè si tengono presente le scoperte di Morelli, l'approccio di Morelli quando si fa un'attribuzione, cioè si fanno dei confronti e uno vede che, non so, il modo di disegnare la palpebra, il modo di disegnare il naso, il modo di disegnare le mani è simile in altre opere, e quindi si avvicina, si estende sempre il campo e si attribuisce ad un artista. Quindi è, diciamo, un esempio di come sia stata influenzata la scienza attributiva proprio da questo tipo di scelte. È interessante perché è un'eredità proprio nella scienza dell'attribuzione che rimane tuttora nella pratica dello storico dell'arte. Anche nel restauratore, scusa. Nel restauratore facciamo proprio delle comparazioni tra il gesto della pennellata, certo, tra un'opera d'arte. Il proprio movimento, sì, perché sì, sostanzialmente poi lui cercava di ricostruire il movimento. Addirittura alcuni dicono che Morelli è stato per la storia dell'arte quello che Freud è stato per la psicanalisi, proprio come tipo di approccio. Era un approccio profondamente scientifico, cioè cercava di rendere la storia dell'arte per quanto possibile, perché fra l'altro, come ben sappiamo, la storia dell'arte non è una scienza esatta, tenta di esserlo più possibilmente possibile, però non è una scienza esatta. Il caso, per dire, del Caravaggio, del Petterzano, fa vedere come dimostra, anzi, le obiezioni che sono state sollevate dimostrano come si tenda a trasformare la storia dell'arte e la scienza dell'attribuzione in una scienza per quanto possibile. Naturalmente il modello è possibile, plausibile e veritiera, scientificamente provato, diciamo. Il metodo di Morelli subiva talvolta, aveva dei limiti, tanto che se Morelli ha riattribuito, per dire, nella stessa collezione di Dresda 56 quadri, per esempio aveva preso delle cantonate pazzesche, non riconoscendo opere, per dire, di Piero della Francesca, perché c'erano delle costanti che non venivano prese in considerazione, cioè Morelli un po' aveva una rigidità da questo punto di vista che non prendeva in considerazione comunque uno sviluppo della mano dell'artista, nel senso, come la calligrafia, io non credo, anche voi non credo abbiate la stessa calligrafia di quando avevate 15 anni, cioè la pratica dello scrivere, del disegnare trasforma, cioè, rimangono delle costanti, però c'è una trasformazione. Lui era un po' rigido da quel punto di vista. La cosa interessante è che Morelli era stato un grande sostenitore dell'Unità d'Italia, proprio all'indomani dell'Unità d'Italia diventa parlamentare. Una delle prime legislature italiane nel
dello Stato italiano unitario nel 1861, lui diventa parlamentare e riceve questo incarico di fare tutto un censimento dei beni artistici delle Marche e dell'Umbria. Perché delle Marche e dell'Umbria? Perché erano paesi che erano regioni che fino a quel tempo erano rimaste un po' isolate, essendo sotto in periodo preunitario sotto il dominio dello Stato della Chiesa. Quindi quando c'è stata l'unità si è cercato di fare un censimento delle opere d'arte presenti in queste opere e viene dato l'incarico sia a Morelli che a Cavalcaselli. Cosa interessante è che Cavalcaselli un po' aveva invece un altro tipo di metodo, un metodo forse leggermente più preciso da un punto di vista filologico, cioè Cavalcaselli, che principalmente nasceva come artista, restauratore ed artista, si era formato fra l'altro in Francia, in Inghilterra, cioè aveva lavorato moltissimo all'estero, invece per quanto seguisse una visione d'insieme nell'attribuzione dell'opera, quindi delle somiglianze della visione d'insieme, era anche molto legata all'esperienza documentaria, cioè per Cavalcaselli non si poteva attribuire un'opera se non c'era un documento che portasse l'attribuzione, che sostanzialmente tra l'altro è uno dei modi di agire che si tengono anche adesso, cioè tu puoi trovare una somiglianza anche perfetta fra un'opera, riconoscere la mano, però nel momento stesso in cui non c'è un documento che supporta la tua attribuzione, rimane un'attribuzione, non c'è la certezza dell'autore. Questo è una delle regole che ci sono nella storia dell'arte, perché non è che nel presente di una cosa, ci sono opere che veramente sono molto comuni, basta pensare il Perugino e il Primo Raffaello, vuol dire alcune cose di Leonardo, Primo Leonardo col Garrotto, cioè maestro e allievo tendenzialmente possono essere confusi in una fase magari di formazione dell'allievo. Quindi il discorso tra l'altro che rientra giustamente nel questo caso dei disegni del Caravaggio, tra l'altro caso molto più complesso perché si dice che gli studiosi non abbiano quasi mai visto questi disegni davvero, si trova un'attribuzione a senso su delle fotografie, però Cavalcaselli era filologicamente più preciso. La cosa interessante è che il rapporto fra Morelli e Cavalcaselli, che è stato un rapporto che è durato 2 anni, perché loro a un certo punto sono dei termini molto carini, Morelli che racconta di questo loro viaggio anche un po' rocambolesco per queste regioni molto rurali fra l'altro all'epoca, a scoprire chiese, a scoprire palazzi dove erano possedute opere d'arte. Pensate che addirittura Morelli è stato uno di quelli che ha rivalutato le opere di Lorenzo Lotto, che era quasi più o meno sconosciuto come artista, non artista dimenticato, sono state rivalutate da Morelli in questo viaggio che ha fatto fra le Marche e l'Umbria. La cosa interessante è che questi due personaggi, che hanno fra l'altro passato un breve periodo della loro vita insieme, sono stati, diciamo, le due punte di diamante dell'attribuzionismo, cioè la scienza dell'attribuzionismo nasce dal contributo sia di Morelli che di Cavalcaselli. E c'è stato uno studioso che ha riassunto questo tipo di atteggiamento, di questi due tipi di esperienze, che è stato Bennetson. Bennetson a un certo punto prende il meglio della teoria del metodo di Cavalcaselli, meglio del metodo di Morelli, e crea la contemporanea teoria della scienza dell'attribuzione. Naturalmente è oggettivamente tuttora una scienza empirica, cioè noi non abbiamo le certezze. Le certezze, come dicevamo, sono suffragate da una similitudine di atteggiamento, quindi di modo di agire artistico da una parte, e dall'altra invece sono supportate da il contributo documentario, che rimane in ogni caso fondamentale. Diciamo che comunque è interessante vedere come uomini che appartenevano culturalmente alla stessa epoca, però con formazioni molto diverse, perché Cavalcaselli è un artista autodidatta con una formazione anche un po' disordinata, forse più una formazione più borghese, legata molto al mondo tedesco e in parte anche quello anglosassone, quella di Morelli, quindi molto influenzata dalla cultura positivistica, come queste due esperienze siano andate a confluire per creare quella che poi sostanzialmente, come dicevamo,
l'odierna scienza dell'attribuzionismo. La cosa comunque divertente del metodo Morelli è che funziona nel senso, se uno inizia ad osservare questi particolari, riscontra comunque che le intuizioni di Morelli erano comunque intuizioni abbastanza forti. Ed è sicuramente il primo approccio che si fa all'interno di un'attribuzione, è cercare la somiglianza nel particolare. Perché forse è vero quello che diceva in senso lato, in senso generale Morelli, cioè è vero che l'artista nel momento stesso in cui si dedica a una parte, chiamiamola secondaria o comunque a un particolare, specialmente in opere molto complesse, sta meno attento, cioè si lascia portare un po' più via dall'abitudine, cioè come se ci fosse un'abitudine, anche perché una cosa che possiamo riscontrare tutti noi, anche se non siamo artisti, è il fatto che, per esempio, quando noi disegniamo mentre parliamo, siamo al telefono, cosa che fanno più o meno tutti, disegniamo più o meno tutti la stessa cosa, c'è chi fa il fiorellino, c'è chi fa la casetta e la disegna nella stessa maniera. Quello è un moto quasi inconscio. Dovete pensare che un artista che faceva questo di mestiere, come diventasse inconscio la determinazione di alcuni segni. Sostanzialmente erano la calligrafia dell'artista. Morelli, tra l'altro, era profondamente basato sul disegno, cioè in tutti gli studi di Morelli, per esempio, non si teneva conto del rapporto col colore. E questo è stato un suo limite, nel senso, cantonate che ha preso Morelli sono state date dal fatto che lui aveva un limite che era legato soprattutto al disegno e non era fortissimo sulla scultura, cioè in quella sua impostazione privilegiava un rapporto con la pittura, cioè le attribuzioni delle sculture sono state quelle che le hanno dato più problemi, cioè riusciva ad avere un occhio meno scultoreo da questo punto di vista. E quindi, diciamo, non era la dimostrazione della sua non infallibilità da questo punto di vista del metodo. Però, come dicevo, rimane veramente uno dei capisaldi di quello che è stata la nascita della disciplina della storia dell'arte italiana. Anche perché bisogna pensare che è stato forse il secolo che ha fatto nascere la cultura artistica italiana, la scuola di storia dell'arte italiana, è sostanzialmente il XIX secolo, cioè è nell'Ottocento che si inizia a fare un ragionamento organico, scientifico, per quanto si può dare il termine scientifico magari non in maniera così letteraria, cioè della storia dell'arte, cioè nascono le prime scuole, nascono le prime, diciamo, la prima cultura degli storici dell'arte. Prima era tutto un po' affidato al collezionismo del conoscitore, tra l'altro anche la collezione, diciamo come la intendiamo noi, è oggettivamente un'invenzione ottocentesca, nel senso che nei secoli precedenti la collezione comprendeva tanto l'opera d'arte quanto il dente dello squalo, il corno dell'unicorno, cioè era una collezione di, diciamo, quella che si chiamava quella Wunderkammer, che è stata definita la Wunderkammer, comunque erano collezioni che comprendevano delle meraviglie, in cui ci stava tanto il quadro diciamo del pittore rinascimentale quanto giustamente la reliquia, che era un discorso un po' diverso. Invece con l'Ottocento, con questi studiosi come Morelli e con Cavaltaselli, nasce proprio la scienza della storia dell'arte, anche perché nasce anche per uno spirito, cioè diciamo nella riorganizzazione dello Stato italiano post-unitario si cerca di rendere omogeneo comunque la classificazione, lo studio di tutto il patrimonio italiano, necessita che ci sia alla base una forma di scienza. Interessante fra l'altro che la formazione, come dicevo, di Morelli in ambito tedesco, dove già invece esisteva un po' per influenza della cultura romantica tutta un primo nucleo di scienza della storia dell'arte organizzata. Quindi anche questo sono una serie di influssi che influenzano Morelli e che lo portano a concepire, diciamo, da un punto di vista scientifico questa disciplina, che fino allora non era tanto scientifica, come dicevamo, in empirica, rimane comunque anche adesso empirica, nel senso quando uno storico dell'arte ha delle grosse qualità si dice che ha un buon occhio, però il buon occhio non è una qualità misurabile da un punto di vista scientifico.
fatto, è sicuramente un'attitudine, naturalmente la necessità di uno storico dell'arte di buona qualità, comunque di buona professionalità e la possibilità di aver visto tantissimo. Cioè, poi scusami, potrebbe essere anche l'accostamento di un tecnico, cosa che purtroppo sì, non si fa spesso. Adesso un po' di più, nel senso che adesso oggettivamente il supporto tecnico è, beh, si è arrivati a dei livelli comunque pazzeschi, cioè si fa di tutto, cioè, si fa oggettivamente di tutto. Potrebbe essere la regola, invece soltanto in caso eccezionale non si fa. Perché è molto costoso. Perché? Sì, il doppio rispetto a tanto chiamare un professore. Sì, quindi cioè, anche perché molti si, per quanto riguarda l'attribuzione, molti si affidano al buon nome di chi attribuisce. Naturalmente se tu chiami per attribuirti un quadro, per esempio Caravaggio, il più grande esperto di Caravaggio, anche se l'attribuzione non è certa, ti fa un'attribuzione nel senso che dice potrebbe essere, quindi, naturalmente poi questo lo sappiamo. È anche interessante vedere come variano le cose per quanto riguarda il mercato, cioè un quadro attribuito in senso generale ha un valore, attribuito dal più grande esperto ha un altro valore, se esce fuori il documento ed è certo il valore diventa. Talvolta si gioca anche su queste, talvolta vengono, c'è gente che si rende conto, cioè, perché giustamente secondo poi a certi livelli girano anche dei grossi capitali, c'è gente che sa dove poter rendere certa l'attribuzione, però prima di farlo uscire fa l'acquisizione del quadro dell'opera attribuita e poi esce l'attribuzione. Sono tutte naturalmente dove gira denaro c'è sempre un approccio molto particolare, però come dicevo, da questi due personaggi, specialmente da Morelli, ai suoi tempi è un successo pazzesco. La cosa interessante però, nella sua biografia, anche molto divertente, è che lui a un certo punto si stufò. Cioè, arrivò a pubblicare una serie di studi, però si stufò e non si occupò più di storia dell'arte per diversi anni. Cioè, era diventato quasi, era andato un po' in un grey explosion, dopo, specialmente dopo che aveva fatto questo lavoro per il Ministero dell'epoca, il Ministero dell'Istruzione italiano di catalogazione. A un certo punto negli ultimi anni si dedicò più all'attività politica che all'attività scientifica. Alcuni pensano anche che il sopraggiungere di nuove generazioni di storici dell'arte e l'approccio che queste nuove generazioni ebbero con nuove, cioè portarono anche una novità, cioè superarono in un certo senso il metodo di Morelli, che rimane comunque sempre una delle basi della cultura diciamo, della storia dell'arte, della scienza dell'attribuzione alla storia dell'arte, però il superamento anche forse di un atteggiamento che poteva essere quello positivista, che veniva sposato da Morelli al 100%, lo portarono un po' a ritirarsi quindi a isolarsi e non a dedicarsi più alla storia dell'arte, tranne poi verso la fine della sua vita pubblicare un saggio che si intitolava Della pittura italiana, in cui illustrava in maniera abbastanza completa le sue scoperte e le sue impostazioni del metodo. Quello che sono veramente interessanti di Morelli sono i taccuini. Taccuini di Morelli perché sono queste serie di scritti, lui aveva già impostato il suo metodo, che lui realizza durante questo viaggio che compie, come vi ho detto, nelle Marche e in Umbria per la catalogazione dei beni. E lì si vede proprio, ci si rende conto come era vivo il metodo, cioè come proprio anche lui lo avesse sviluppato vivendolo sul campo, cioè stando sul campo e quindi facendo determinati tipi di scoperte. Cosa interessante, come dicevo, per cui è venuta un po' l'idea di questa serata, è il fatto del peso che dava Morelli alle mani. Cioè, era un po' ossessionato dalle mani, e più forse che di altro... Scusi, tecnici. Sì, forse bisogna dire anche una cosa, che in genere nell'arte le mani sono un bel campo di prova. Cioè, oggi guardavamo con lui un quadro e mi dice guarda come sono fatte male le mani. Giustamente le mani è un campo di prova molto anche della qualità dell'artista, saper definire bene le mani è un...
è la cosa più difficile. Sì, è un più quasi addirittura dei lineamenti del volto così. E oggettivamente sono quelle che rivelano un pochino più di vizio. Bisogna dire anche una cosa, non sempre le mani sono al centro dell'opera, quindi sono anche una di quelle cose, talvolta le mani vengono fatte fare dagli allievi, questo bisogna dirlo. Alcuni particolari venivano fatti fare dagli allievi, le mani se non erano particolarmente molto visibili nell'opera, se erano elementi secondari venivano fatti fare dagli allievi. Però lui era ossessionato dalle mani, tanto che addirittura lui le attribuzioni per Giovanni Santi, papà di Raffaello, le faceva su come veniva fatta l'unghia, cioè su come veniva disegnata l'unghia. Lui descriveva la forma dell'unghia, tra l'altro che lui orlasse l'unghia sempre con un pigmento bruno e la trovava una costante. Ma per dire un esempio che viene un po' anche facile da riconoscere, per dire la bocca del Perugino. Perugino faceva le bocche un po' a cuore. La cosa interessante è che naturalmente le prime opere di Raffaello ci sono le bocche a cuore del Perugino, essendo il suo allievo, ci sono queste bocchine un po' a cuore, quindi è carino anche vedere, cioè è divertente trovare questi elementi. Oppure recentemente, adesso questo è lo Sforzesco, c'è questa grossa mostra dedicata al Bramantino, dove molte attribuzioni del Bramantino, fra l'altro ha un catalogo abbastanza irrisorio, non è mai stato un artista particolarmente prolifico, venivano fatte perché Bramantino aveva un modo molto particolare di fare le teste e l'attacco col collo, diciamo non particolarmente bello, faceva un po' come fossero due solidi sovrapposti, cioè un ovale e lo faceva in maniera non tanto definita, ed è una delle caratteristiche che distinguono facciamo un po' queste mascelle quadrate, distinguono il modo di dipingere il Bramantino. Oppure un'altra caratteristica, per dire, per quanto riguarda tutti Giotto e Giotteschi, è il modo di definire la canna del naso e le arcate sopraccigliari, cioè erano proprio delle caratteristiche che venivano ritrovate da questo punto di vista. La cosa, diciamo, è abbastanza divertente che il metodo Morelli in altre contemporanee sarebbe possibile. Cioè nel 90% dei casi dell'arte contemporanea sarebbe comunque inadatto, cioè, se si basano sulla figurazione di questi particolari, se si basano invece su come facevano i restauratori, sulla pennellata, quando c'è il pennello, sì, o sul gesto, allora se si rapporta ad altri particolari può essere ancora però anche lì in ambiti comunque profondamente limitati, voglio dire, Dan Flavin sarebbe e questo è interessante, perché è stata comunque un'evoluzione della storia dell'arte, perché a un certo punto tutta questa teoria che può essere valida, ma che si può applicare anche all'archeologia, cioè ai pittori, cioè oggettivamente trovato il metodo si può applicare a qualsiasi disciplina artistica archeologica, cioè alla pittura di vasi, cioè alla scultura antica. Però è divertente che da 50 anni, facciamo anche la qualcosa di più, da 60 anni a questa, no, 70 anni a questa parte, è praticamente non si può più usare. Cioè, non avrebbe... Perché sono i falsificatori oggi. Cioè, il falsificatore lo fa uguale anche l'orecchio o il particolare o la pennellata, cerca di imitare il più possibile. Però il discorso del falso, che comunque già, specialmente questo è anche interessante, il discorso del falso, perché il mercato del falso, per dire, già nell'Ottocento, fino all'Ottocento era molto fiorente, specialmente quando c'era stata a un certo punto una riscoperta di tutti quelli che venivano chiamati primitivi, che c'era tutta questa pittura dell'Ottocento che veniva passata come... E c'erano dei grandi falsificatori che falsificavano l'arte medievale, l'arte gotica. Sì, perché arrivavano frotte di angoli inglesi, le grosse collezioni inglesi e americane che sono formate in quegli anni. Tra l'altro c'è un bellissimo romanzo, un bellissimo racconto di Edith Wharton che racconta, che narra di questi americani, ricchi americani che nei primi del Novecento giravano gli antiquari di Firenze e della Toscana per comprare arte medievale, che in Italia all'epoca non era stata riscoperta, però la scoperta dell'arte medievale in Italia viene con Longhi. Sostanzialmente la riscoperta, diciamo, la fortuna dell'arte medievale italiana viene con Longhi, però alcuni studiosi anglosassoni avevano già iniziato in periodo romantico a riscoprire l'arte medievale italiana, e c'era tutto un mercato dato dagli inglesi e dagli americani, ricchi americani, che compravano. Infatti
sostanzialmente nelle collezioni inglesi e nelle collezioni americane c'è tantissima arte medievale italiana, per questi avevano iniziato a comprare e avevano iniziato a falsificare. Il problema, come diceva Salvatore, è che il metodo Morelli sul falso cadeva, perché il falso, proprio per scelta, doveva riprodurre anche questi particolari così secondari. Di conseguenza era difficile distinguere un falso invece da un'opera originale, basandosi solo su queste scelte che faceva Morelli di concentrarsi su determinati particolari piuttosto che altri. Una cosa sempre divertente che mi viene in mente parlando di Morelli, che a un certo punto, posto un intaglio, avevano mandato col cavalcaselle della pubblica istruzione, che credo fosse De Santis, De Santis. All'epoca era De Santis, l'aveva mandato anche perché in una gara contro il tempo, perché cosa era successo? C'era stata un'invasione dopo l'unità di direttori di musei inglesi, che razziavano da chiese, poi c'è tutto il discorso lì, è nato tutto, razziavano da chiese, da palazzi, tutte robe che erano rimaste più o meno sotto il dominio dello Stato Vaticano, più o meno nascoste, quando erano andate a razziare, quindi le avevano mandate un po' in una gara contro il tempo, perché voleva, De Santis aveva intenzione di formare nelle città più importanti, in quel caso erano Urbino e Ancona, due musei, quindi aveva detto andate, recuperate tutto il recuperabile, soprattutto anche dalle chiese degli ordini religiosi soppressi, così. Recuperate prima che ce lo prendano questi, e da lì, e quindi c'era anche questa esigenza, perché volevano creare un nucleo di collezioni locali, civiche, che poi sono state quelle che hanno dato origine alle collezioni civiche più importanti che ci sono, quelle che abbiamo tuttora, i musei civici. Pezzoli, per esempio. Ripeto, tra l'altro, Morelli era stato consulente per Venezia d'Anno per Gian Giacomo Colli Pezzoli, lui faceva. Guadagnava anche facendo le consulenze per i collezionisti. E ovviamente era uno dotato di buonissimo occhio, quindi faceva questo tipo di consulenze per i collezionisti, soprattutto per Gian Giacomo Colli Pezzoli. Moltissime delle acquisizioni che aveva fatto Colli Pezzoli per la sua casa le ha fatte sotto consiglio di Morelli, perché poi Morelli sostanzialmente si era trasferito a Milano, tanto che è morto infatti a fine 1896, mi pare, un tantenne, è morto a Milano, per cui si era trasferito a vivere a Milano. Però oggettivamente si può dire che è uno dei personaggi fondamentali che ci sono stati nella storia dell'arte in Italia. Cioè assolutamente tutti noi siamo debitori delle sue intuizioni. Ed è interessante che queste intuizioni siano nate comunque da un tipo di cultura che non era prettamente umanistica, ma invece era una cultura più scientifica, cioè lui oggettivamente nasceva come medico, cioè era laureato in medicina, cioè che sia stato questo passaggio, per cui è stato un primo tentativo di applicare anche l'atteggiamento, l'impostazione scientifica, come dicevo, l'impostazione positivista, a una disciplina che risultava essere profondamente empirica da questo punto di vista. Per questo motivo. Lui nasce biologo, studia anatomia, poi amatore di disegno, quindi ha accostato una cosa all'altra. Famiglia tedesca, quindi metodica. Ci sono una serie di coincidenze. Poi bisogna anche tenere presente che chi era appassionato di anatomia, nel 90% dei casi, era un grande disegnatore. D'altronde la riproduzione veniva fatta anche il cavalcaselle, perché poi uno non riesce a immaginare, non ci fa mente locale, però anche il cavalcaselle, loro che problema avevano? Loro avevano il problema che giravano, magari vedevano altre cose, ma quando dovevano fare i confronti, o se li ricordavano, cioè riuscivano a fotografarli mentalmente, però, oppure non avevano nessun altro tipo di supporto, quindi diventava difficoltosissimo. Magari avevano visto un quadro a Londra o un quadro, non so, a Perugia, e gli sembrava simile adesso delle caratteristiche simili. Quindi erano sia Morelli che Cavalcaselle ancora di più, dei grandissimi disegnatori. Cioè loro schizzavano in continuazione per avere dei punti di riferimento, cioè questi taccuini erano proprio degli strumenti di lavoro, cioè erano poi sostituti dalla fotografia, cioè perché non avevano se no nessun altro
nessun altro supporto se non in alcuni casi le incisioni, però le incisioni che producevano la brigata, però anche lì c'era sempre un, se belli non erano poi così facilmente reperibili, e invece quindi loro erano dei grandissimi disegnatori, e è proprio la pratica del disegno, cioè il fatto che loro si confrontassero con il disegno, quindi dovevano riprodurre, è stata quella che li portava a conoscere anche in maniera quasi, come dire, ossessiva il segno degli artisti, perché dovendolo riprodurre in maniera più veritiera possibile, cioè quasi da, giustamente da falsario, perché dovevano avere una documentazione, li portava a entrare veramente nella dimensione del segno. Però una cosa molto affascinante, che è una cosa che uno non fa, è la prima cosa perché non si riesce tante volte a fare, perché scattano gli allarmi, è avvicinarsi molto a un'opera d'arte. Perché avvicinandoti moltissimo, infatti di solito, cioè quando si lavora per attribuire un'opera d'arte si lavora con le lenti di ingrandimento, anche se l'opera è molto grande, però avvicinandoti moltissimo è vero che riconosci, cioè vedi proprio il movimento delle mani, cioè lui, avendo l'esperienza del restauro, se ne rende conto, perché comunque lavorano a, poi cioè devi riprodurre, ricostruire talvolta. Lei addirittura lavora con il microscopio elettronico quando faccio attribuzioni, e il signore presente si ricorderà quando ho fatto quell'attribuzione a Perizzano Volpeno, un centimetro quadrato riprodotto su uno schermo di 50 pollici ha un'impressione importante, riesce a capire le differenze e quindi fa le comparazioni con altre opere, con altre pennellate, con altri fiori, in questo caso dello stesso artista. E riesce a vedere la minuziosità, sì. Della... Sì, perché poi sono accettati, perché voi pensate, lui quando parlava delle unghie di Giovanni Santi, ma l'unghia di un quadro è un quarto della mia, voglio dire, cioè è un particolare minimo, però lui stava molto attento a questi particolari minimi. È importante, come dicevi tu, che usava un certo tipo di colore per fare l'ombra. Sì, cioè. Ecco, lì un tecnico fa analisi del colore, anche la spettrografia, senza andare a intaccare la materia pittorica, ma riesce a capire che tipo di materiale è, se è uguale a quello di un altro quadro. Certo, perché adesso il fatto, per esempio, adesso ci sono dei supporti pazzeschi, nel senso, prima, cioè, tu sai per dire che alcuni colori venivano fatti in alcune zone perché venivano utilizzati determinati pigmenti che magari all'epoca erano disponibili. Lì già ti restringe il campo, se tu già hai già un dubbio, dici potrebbe essere un toscano del 500 che utilizza un senese del secondo 500 e utilizza un tipo di pigmento che sai tipico di quella zona, già dici ci sto arrivando. Poi naturalmente, come dicevamo, documento, sempre solo documento ci vuole. Ma non tutte le opere sono documento. Non tutte le opere sono documento. Grandi artisti spesso, non sempre. Figuriamoci quelli che erano costati in mano. Sì, secondari, diciamo che sulle opere di quelle, non so, robe infatti per chiese così è più facile. Funziona per quello. Più che altro perché ci sono gli archivi di, diciamo, le chiese sono di solito sempre abbastanza fornite, per, sempre conservati molto bene. Per altre opere, per le commissioni private è sempre molto difficile, cioè devi trovare il. No, talvolta però il documento magari non è solo l'attribuzione, magari è che tu hai il dubbio che tal nobiluomo abbia commissionato, poi vedi che tal nobiluomo in un atto notarile ha, non so, c'è cioè un quadro che la descrizione è simile alla tua, cioè, una certezza, se, no, però poi magari trovi che lui ha dato all'artista 100 onze per comprare quel colore che compare, cioè si può restringere il campo anche a livello di documentazione in maniera tale da poter avere quasi la certezza, cioè coincidono sostanzialmente con il lavoro del investigatore privato. Sì, sono tanti indizi che portano. Delle attribuzioni indiziarie. Sì, ecco, l'attribuzione indiziaria è che guarda che ci sono tanti indizi che ti portano ad avere. Il caso per esempio del Petrazzano è questo, il fatto che lui dica i disegni che per me che non c'è nessun disegno di Caravaggio conosciuto. Quindi proprio me dici, come fai a attribuire? Sì, ci sono dei personaggi simili, però sono personaggi che ci sono anche nelle opere di Petrazzano. Cioè, sono una serie di cose che dici, se io non ho il confronto, io non esiste nessun disegno di Caravaggio per ora. Cioè che si sappia che è di Caravaggio. Quindi non puoi fare neanche un confronto. E poi cioè, il rapporto specialmente tra l'artista e l'allievo, c'è un momento in cui c'è la sovrapposizione.
potrebbero fare proprio la GX, le opere certe di Caravaggio e vedere il segno del quale. Sì, però anche mi sa che Caravaggio poi andava di retro di pennello, disegnava sulla letta. Però è, cioè non è il segno, anche perché tanti artisti sul segno, diciamo, disegnato e il segno pittorico sono anche molto diversi. Molto diverso, perché c'è il segno che c'è sotto la volta. No, però non è, di solito non, è, cioè, non riproduce mai il segno, perché il supporto è diverso, quindi ogni immediatezza è diversa. E quindi è, anche quello. Cioè, lì oggettivamente è un problema. Poi pare che questi qua non abbiano neanche messo per davvero. Cioè, non, poi come diceva, tra l'altro il professor Ambius, laureato per Giulio Bora, è stato interrogato, lui è stato un grossissimo studioso del fondo di Petrazzano, quanto persona anche molto, molto, molto modesta, non uno che sa me, dice io non lo so, io l'ho passato 30 volte e non me ne sono mai accorto nella mia vita. Cioè, sarò completamente rimbambito. La direttrice dell'archivio, anche lei ha passato un sacco di volte il fondo, dice non accorgersene mai che molto strano, cioè, è molto dubbioso. Loro hanno fatto, ecco, da quel punto di vista hanno fatto un'attribuzione puramente moreliana, cioè la similitudine fra alcuni elementi. Però in questo caso riporta il fatto della debolezza di quello che poteva essere il metodo Morelli. Ma veramente Berenson è stato l'uomo, sicuramente un personaggio di grandissimo rilievo e fondamentale anche lui per lo sviluppo della storia dell'arte italiana. Però è stato l'uomo giusto al momento giusto, cioè ha saputo raccogliere il meglio di queste due esperienze, quella del Cavalcaselle e quella di Morelli, e ha saputo, e ne ha dato una forma, una disciplina, da questo punto di vista scientifico, creando quello che era più simile in assoluto a una scienza per quanto poteva essere la storia dell'arte. Però non ci sarebbe stato Berenson se non ci fossero stati gli altri due. E bisogna dire una cosa. Sicuramente Cavalcaselle aveva un'impostazione filologica, però era un'impostazione da un certo punto di vista più prevedibile. Cioè l'andare alla ricerca del documento è un'impostazione più prevedibile. Oggettivamente Morelli ha avuto un'intuizione, con i limiti che poteva avere, però ha avuto una grande intuizione da questo punto di vista. Cioè ha fatto una piccola rivoluzione. Sì, una rivoluzione. Cioè, è vero che quello che dicono che Morelli è stato per la storia dell'arte quello che è stato Freud per la psicologia, cioè avere un'intuizione, cioè ribaltare un po' il modo di vedere le cose fino a quel momento e avere un'intuizione, creare qualcosa di nuovo e anche molto di contemporaneo, perché a noi sembra tutto giustamente, perché tante volte uno deve pensare, però noi adesso un esperto di calligrafia ci sembra una roba normale. Sostanzialmente l'atteggiamento di Morelli era quello di un esperto di calligrafia, cioè il fatto di riconoscere la caratteristica comunque che ogni essere umano ha un suo segno di riconoscimento, cioè è un atteggiamento molto moderno a questo punto di vista, credo possibile solo per una persona che non si era fondamentalmente formata in un ambiente legato alla cultura umanistica, cioè Cavalcaselle che si era legato, si era formato in questo ambiente più legato alla cultura umanistica, più legato allo studio delle belle arti, ha fatto sicuramente, ha impostato anche lui un metodo in maniera per quanto scientifica, comunque corretta, ha cercato di dare delle regole corrette, però non aveva avuto quel guizzo che ha avuto Morelli, cioè non ha avuto quell'intuizione diversa. Arrivano, però anche perché vengono da esperienze diverse, cioè non. Forse ha avuto una visione differente da questo punto di vista, cioè dell'impostazione, perché proveniva da un altro tipo di mondo da questo punto di vista. Avete delle domande da fare sul. Va bene, sono cose aggiunte in più allora. Da una parte abbiamo un'attenzione particolare che si ripeto, che magari sono meno importanti del quadro, ma che vuoi. Dall'altra parte i documenti. Berenson ha fuso i due atteggiamenti, cioè ha tenuto presente, diciamo che il metodo Morelli, il metodo Cavalcaselle, in un momento preciso, diciamo verso gli anni 60-70 dell'Ottocento, erano come due scuole, o si fa così o si fa così. E come facevano quando andavano in giro, andavano d'accordo, litigavano. Musica c'entrano. Facevano sti grandi, litigavano dalla mattina, sì, uno non condivideva profondamente. All'inizio avevano avuto una
politica, ma erano proprio due atteggiamenti diversi. Benson intuisce che è inutile essere, diciamo, da questo punto di vista, partigiani per un atteggiamento, che c'era del buono in tutti e due gli atteggiamenti, e quindi diciamo, unire i due aspetti, quello moreliano e quello del Cavalcaselle, avrebbe portato al un maggior aiuto, cioè avrebbe portato a poter vedere l'opera d'arte anche nel suo insieme, perché il problema, per dire, era anche come un punto di vista, Cavalcaselle era uno che guardava l'opera d'arte da lontano, nell'insieme, Morelli era uno che guardava uno da troppo lontano, l'altro da troppo vicino, Berenson ha iniziato a guardare dalla distanza giusta, cioè questo è stato un merito di Berenson è stato quello di integrare all'interno della storia dell'arte anche altre discipline, cioè la storia dell'arte oggettivamente, come anche la scienza della perfezione, non può tenere conto solo del documento, deve tenere conto della letteratura dell'epoca, della musica dell'epoca, della scienza dell'epoca, la contestualizzazione dell'opera d'arte all'interno di queste discipline. Cioè, un esempio, un soggetto di un quadro, anche dell'iconografia, dell'epoca delle usanze, un soggetto di un quadro nel 90% dei casi ha delle fonti letterarie, quindi conoscere bene quali erano le fonti letterarie dell'epoca, cioè quindi creare all'interno della scienza dell'attribuzione, fare confluire tutto questo tipo di discipline, cioè quindi avere una visione più a 360 gradi. Da un certo punto di vista bisogna dire che Morelli e Cavalcaselle vivevano la storia dell'arte o lo studio dell'arte un po' in maniera esclusiva, un po' staccato da tutto quello che era il contesto. Cioè, in Berenson l'aspetto documentario, l'aspetto moraliano, ma anche l'aspetto di contestualizzazione dell'opera d'arte, confluivano nel comprendere l'opera d'arte stessa, non viverla solo come un oggetto fuori dal suo tempo, nel ricontestualizzarla all'interno del suo tempo. D'altronde, cioè, è fondamentale capire l'epoca in cui viene fatta un'opera, capirla inteso proprio a parte conoscerla, poter capirla tutto quello che succedeva intorno a quell'opera, perché è quello che ti permette di capire l'opera e ti può permettere anche di attribuirla, cioè anche per dire di conoscere una determinata scelta iconografica all'interno di un'opera. Facciamo un esempio molto scuro, un'opera, non so, che riproduce una scena mitologica del pittore Vinco Pallo. Questa scena micologica però è un po' particolare, non è un'iconografia classica, magari è, non so, un bagno di Diana, però un po' diverso. E penso che sia del pittore Vinco Pallo. Poi so che magari il pittore Vinco Pallo era amico del poeta Tizio Caio Sempronio, che aveva scritto un'ode di Diana in cui faceva una rappresentazione di Diana che era simile a quella rappresentata. E lì, ma come dire, si chiude sempre di più il campo, dice, allora può essere veramente il pittore Vinco Pallo, perché erano insieme, non so, alla corte degli Este nel 512 e sicuramente si conoscevano per quello del pittore di corte e quello della poeta di corte, e quindi lui ha messo, e ci sono una serie di, per dire, né Morelli né Cavalcaselle facevano questo tipo di cosa. Berenson ha iniziato a fare anche questa cosa, cioè ha unito i due metodi e li ha ampliati da un